Siamo in Piazza Grande per le prove del Saracino, incontriamo il presidente del Panathlon di Arezzo e parliamo appunto di questa importante associazione che tra i suoi membri ha anche dei giostratori, degli ex giostratori. Sì, abbiamo tra i nostri membri abbiamo ex giostratori, diciamo giostratori in attività in questo momento no. Abbiamo Mario Capacci che penso che sia uno dei giostratori più conosciuti nella città, è membro del Panathlon da tanto tempo ed cerchiamo di dare spazio nel tempo anche al Saracino, assolutamente. Abbiamo pensato quest'anno che facciamo il 50° anniversario della fondazione di dare ancora più spazio al Saracino, perché credo che il Saracino per la città di Arezzo sia la manifestazione assolutamente più importante, quindi non possiamo non noi mancare in questo. 50 anni di storia sono un traguardo decisamente importante, carico di cose da raccontare e di soddisfazioni. 50 anni di storia sono una vita nello sport, perché stiamo raccogliendo un po' le immagini di tutti i 50 anni. Ci sono veramente immagini oggi anacronistiche, perché ho ritrovato cose importantissime, ho ritrovato i primi notiziari che facevamo con delle lastre fotografiche impresse in legno da riportare, quindi sono state cose veramente interessantissime. E devo dire che festeggiare 50 anni comunque è un traguardo importante, soprattutto perché portare avanti l'attività del Panathlon è una cosa che sembra semplice, ma in effetti è abbastanza pesante, perché abbiamo a che fare sempre con ospiti importanti, dei quali dobbiamo trovare la disponibilità, organizzare gli eventi, quindi è una cosa assolutamente importante. C'è un messaggio, un insegnamento che in questi anni, dopo tanti sportivi, dopo tante iniziative, dopo tanti incontri, si può trasmettere anche alle generazioni forse più giovani? Ma io non direi alle generazioni più giovani, io direi che noi dai giovani stiamo imparando alcune cose. Devo dire che i personaggi che noi incontriamo ci insegnano sempre qualcosa di nuovo. Quest'anno abbiamo incontrato il personaggio che secondo me è uno dei personaggi più grandi in assoluto, anche se ha solo 23 anni, che è Campriani, che in una serata magnifica ha lasciato la gente così estasiata dalle cose che stava dicendo in modo molto semplice. Un campione olimpico che dice che per lui lo sport, oltre alla vittoria che è un momento di esaltazione, è stato comunque un mezzo per raggiungere traguardi importanti nella vita, come andare a fare ingegneria dello sport negli Stati Uniti o un master in Inghilterra. Credo che sia un insegnamento che un giovane dà veramente a noi che abbiamo tanti più anni. Tornando alla piazza, che ormai siamo qui stasera per le prove, anche il Saracino è un insegnamento di questo genere, molti giovani che stanno portando avanti una tradizione che affonda le radici nel passato della città. Ma io credo che una città senza tradizioni sia una città che vada a scomparire, e quello che è stato fatto e si sta facendo ad Arezzo per mantenere questa manifestazione, che credo sia oltretutto splendida, ma non solo splendida, ma una manifestazione che sia una delle più grandi manifestazioni giostresche che esistono in Italia, quindi riuscire a mantenere e portare avanti questa cosa credo che sia un impegno importante, ma credo che per la città sia un qualcosa che riportare le tradizioni, continuare a perpetrarle, credo che nella città sia veramente un qualcosa che i giovani debbano apprezzare, e lo stanno apprezzando perché ne vediamo tantissimi intorno al Saracino.